Buondì signori, questo video nasce dalla necessità di vedere un telefono di fascia media che sia figo e se effettivamente convenga rispetto ai nuovi iPhone pazzeschi che costano l'ira di Dio. Tipo un telefono come questo, il Nothing Phone 1, lo andiamo a vedere. Purtroppo Nothing, questo nuovo marchio che ha fatto molto hype ultimamente, non ha una filiera di negozi, quindi per forza su Amazon o comunque su un negozio online. Che scatola inusuale! È strana! Posso scommetterci qualsiasi cosa che non c'è caricatore. Poi c'è lo strappino. No, ma devo rompere la confezione. No, è tanto bella. Così almeno poi quando la vendo è già usata, eh. Bravi, furbi, furbi. Ok. Ah, forse non va tirata fuori, va tirato fuori direttamente il telefono, così. No, che figo! C'è anche gli strappini fatti bene con l'icone. Super figo. Come lo apro? Un colto lo capisco come levare. Ups. Là là, ma è un padellone sto telefono. È enorme. Cioè, guardate. Questo in confronto è il mio iPhone XS. È enorme. Questo retro è una figata assurda. Super riflettente, è vero. Però è proprio bello. Perché sembra un po' tipo interni del telefono. Però in realtà è una roba particolare. Si vede il filamento di ricarica per la ricarica wireless e può anche ricaricare wireless. E tutti i filamenti delle luci. Tra l'altro è, cioè, tipo spiccicato un iPhone 11. Molto bello però. Vediamo se sta in piedi come l'iPhone 11. Oddio, pazzesco. Vediamo di accenderlo. Oddio, si accende così. Che telefono hai comprato? Ah, niente, niente. Dai, accendi le lucine che sono belle. Fammi vedere queste lucine. No, non English, United Kingdom. No, ho messo. No! Ho messo una lingua. Il Mali. No, no, no. Uno dei motivi per cui ho preso questo al posto del Pixel 1, che valutavo, è perché ha uno schermo da 120 Hz, che su una fascia di prezzo del genere, secondo me, ha senso. Oddio, sentite. C'è una vibrazione fatta bene, devo ammettere. Un bel motore di vibrazione. Va bene, connettiti, intanto io tiro fuori le altre cose che ci sono nella confezione, che essendo spessa così non credo che ci sarà nient'altro. Il caricatore proprio ce lo sogniamo, ma oramai vi piace a voi marchi fare ste cose furbe, immagino. Cos'è sto coso? Ah, è un coso per le SIM, mi sembrava tipo una lampadina, però è super figo, cioè questo coso costa dei gran soldi a loro. Molto bello. Qua c'è il manualino con il loro font, che sembra tipo, non lo so, uno schifo. Ah, però un bel cavettino USB-C, USB-C me lo danno. Questo è ben apprezzato. Leviamo tutto tutto. Vediamo se riesco a far accendere queste lucine. Troppo bello sto coso per le SIM. La levo, vabbè, forse. Porca zozza, che figo. Vediamo se fa un pochino di gioco sul tavolo. Neanche tanto. Vai, mi hai rotto il belino, fammi vedere le lucine, per favore. Ma no, fammi andare avanti, basta. Guardate che fluidità, posso vedere le notizie in un modo incredibile. Cioè, se vedete rispetto a un telefono normale, è bello fluido. Non so se si nota, non so se sono un c***o che non si scorre più. Perché non si scorre più? Va bene, farai i suoi aggiornamenti. Fotocamera. In teoria se fai il video dovrebbe apparirti il LED super figo che sta registrando. Vediamo. Non succede un belino qua, mi sembra. Ma se cacchio di lucine, non si possono accendere, basta. Ah, ok signore, ho visto un tutorial. Impostazioni, eccolo qua. Indicatore luminoso di registrazione. Bisogna attivarlo. E poi se registro, eccolo lì. Super figo! Peccato che, scusa, una funzione così figa, perché devi metterla come impostazione nelle impostazioni? Incredibile! Mettila subito! Uno dice che figo! Te li devo spiegare tutte queste cose, nothing! No! Bello! Molto carino! Ha questo molto bello perché fa tante luci. Mi piace! Che figo, tengo questo. Molto figa questa interfaccia perché fai che ti chiamo una persona, gli assegni un diverso tipo di notifica e capisci i messaggi e la gravità di essi. Sensore di impronta? Abbastanza veloce, dai. Ok, signora, ho un po' configurato il telefono e sono riuscito a far attivare il LED qua sotto per la ricarica. Infatti, attivandolo e mettendolo in carica, mostra la percentuale di batteria.
da questo leddino qua sotto, quando lo si muove un po', quando lo si tiene fermo. Inoltre ho capito le funzioni di queste lucine finalmente. Si possono utilizzare per illuminare i soggetti nelle foto. Infatti posso attivarle qua. Al posto del flash c'è una funzione che è questa, che utilizza praticamente le lucine come flash, che sono una cosa che è una figata pazzesca, perché ti dà una luce non potente come quella del flash. E quindi niente, è una bella alternativa da avere. Una delle cose brutte però di questo telefono è che per tutte le funzioni fighe bisogna andare nelle impostazioni e cercarsi tutorial su YouTube, tra l'altro di indiani che parlano inglese, hello guys, in questo modo qua. Quindi non lo so, se volete magari ci faccio un video in futuro sulle migliori funzioni di questo telefono, ditemi se nei commenti se siete interessati. E comunque c'è una modalità che, attivando un certo contatto e mettendolo qua sopra, si può utilizzare le lucine per funzionare su tutti i contenuti musicali. Mettendo una canzone, come sentite c'è la musica, ci sono i led qua che mostrano la musica. Cioè, è carino, non capisco che ritmo segua, cioè guardate. Boh, un po' a caso, sinceramente non capisco troppo come scelga di illuminare i led, però sono carini. Ed inoltre suona anche forte, cioè sentite quanto suona forte, in confronto al mio iPhone non riesce. Credo che sia questa dimensione così, ha molto volume interno diciamo, per via che è tutto quadrato, e allora avrà anche più spazio per le casse immagino. Cioè da un certo punto di vista è anche carino perché è bello grande, però dall'altro punto di vista ti viene da dire cacchio, però questo è un padellone nel tenerselo in tasca. Vediamo come ci sta in tasca. Questa è una tasca enorme e ci sta abbastanza bene in realtà qua. Ok, no, per i pantaloni con le casche grandi ci sta bene, però è comunque enorme. Poi c'è una modalità carina che credo abbiano rubato al Pixel, che tra l'altro credo sia il diretto competitor di questo telefono qua, perché hanno più o meno la stessa fascia di prezzo e sono dei telefoni semi premium. Praticamente appoggiandolo sul tavolo come il Pixel con lo schermo sotto, lui mostra i LED e vuol dire che andrà praticamente in silenzioso, e credo che le chiamate, se ho capito bene, te le fa vedere solo con LED. Inoltre, a differenza del mio iPhone, adesso l'hanno aggiunta sull'iPhone 14, quindi potevo spendermi 1000 euro effettivamente, però c'è lo Always On Display qua, molto carino. Ed inoltre il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, che è anche veloce. Secondo me l'hanno velocizzato perché molti dicevano che era lento, però a me sembra veloce. Comunque questo è semplicemente un video impressioni, magari un video recensione lo faccio più avanti perché voglio testarlo bene. Inoltre mi piace che le app con cui arriva sono le app stock di Google, non ci sono tante app in più, e sotto questo punto di vista è veramente figo perché le uso tutte, sono utili e non mi sembrano dello schifo messo solo per far soldi. L'ho testato velocemente e la fotocamera mi sembra più carina del previsto per quello che è. Aspetta, attiviamo i LED già che ci siamo. L'ho testato velocemente, devo ammettere che la fotocamera mi sembra più carina di quello che pensavo. Cioè anche questa ultra wide, che tra l'altro sarebbe la lente principale che userei, non mi sembra malaccio per quanto sia meglio la fotocamera 1x. Cioè non mi sembra un cattivo telefono. Cioè certo, alla fine l'iPhone è sempre meglio in termini di qualità di registrazione anche, però io lo utilizzo il telefono semplicemente per fare foto per i cacchi miei. Cioè non sono uno di quelli che va in giro con l'iPhone a registrare i propri video, anche perché molto spesso li faccio chiuso, quindi mi conviene registrarli con una così. Non è male, cioè si utilizza facilmente per condividere foto su internet eccetera. Ok, sì, forse c'è qualche rarefazione, qualche problemino software in termini di luce che dovrebbero risolversi un pochino di più, però in termini di qualità, che io sto parlando di storie Instagram, cose un po' così semplici, no? Non proprio video su YouTube, che poi anche lì, si mettessero sui video su YouTube non credo che molti romperebbero tanto il belino, però effettivamente un po' di calo di qualità c'è. Però se stiamo parlando di una condivisione semplice di foto su internet, secondo me non c'è un gran problema. Quella posteriore fa delle belle foto, mi piacciono. Quella frontale, boh, mi sembra un po' piatta, un po' da Xiaomi, però ci sta. Cioè adesso non sono un recensore di quelli super mega che c'è i 30 iPhone, dico semplicemente che se volete un telefono per la fotocamera, forse a questo punto è meglio un iPhone ricondizionato, sia per i video che per le foto. Ma invece un telefono così è super figo per l'utilizzo quotidiano, uno schermo super veloce, tutto quanto molto bello, inoltre figo per questi LED dietro. Ed inoltre c'è un'altra funzione super figa, quando lo si posa e si prende un altro telefono, che ha la ricarica wireless se si attiva nelle impostazioni. Signori, dovrò farci un video dedicato perché in Italia non c'ho un video dove spiegano come fare queste cose. Se si attiva nelle impostazioni è possibile, ovviamente il telefono deve avere la ricarica wireless attivata. Non va niente, signori. Ok, sì, era disattivato, non so, ho fatto un aggiornamento software e mi si è disattivato. Comunque l'ho riattivato andando a mettere il mio telefono sopra questo qui.
oddio, si sta caricando. E se guardate sotto c'è la base accesa che sta dicendo che sta caricando. E ovviamente questa funzione l'hanno pensata per le loro cuffie, le Nothing Ear One, che sono uscite tanto tempo fa. Però effettivamente, se uno ha voglia, può metterci qualsiasi tipo di cuffie, tipo le mie AirPods che si stanno caricando al momento, come si può vedere dal LED di sopra di ricarica. Infine ho trovato che su internet la sua ricarica è a 33 watt, che quindi effettivamente è fast charging. In mezz'ora fa 48% di batteria se da 0%, insomma un bel risultato. Però uno si potrebbe chiedere: ma scusa, ma questa velocità di ricarica così bella veloce non potrebbe rovinare la batteria nel lungo termine? Insomma, la ricarica rapida rovina la batteria? Se volete la risposta a questa domanda, il video è qua sopra nelle schede e ci si vede nel prossimo video. Ciao gente!